Il titolo di questa breve meditazione è Non trascurare la salvezza. Leggo nell'Epistola agli Ebrei, al capitolo 2, il versetto 3. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza, la quale, dopo essere stata prima annunciata dal Signore, ci è stata confermata da quelli che l'avevano udita? Molti pensano erroneamente che la Bibbia insegni due strade per la salvezza. Nell'Antico Testamento la salvezza si sarebbe ottenuta grazie all'osservanza dei comandamenti, mentre nel Nuovo Testamento Dio avrebbe abolito la legge per ottenere la salvezza mediante la fede. L'Apostolo Paolo insegna che vi è un solo Vangelo in Galati 1:7, cioè la Bibbia dice solo una verità, non due verità diverse. Questo modo di pensare è ancora presente oggi. Infatti, molti pensano che possiamo arrivare alla salvezza grazie alle nostre buone opere. Sempre l'Apostolo Paolo, invece, chiaramente esprime quanto segue: l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma lo è soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. Abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù, affin d'essere giustificati per la fede in Cristo e non per le opere della legge, poiché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata. Galati capitolo 2 versetto 16. Quando Martin Lutero lesse questo testo in Galati 2:16, la sua mente si illuminò e comprese l'importanza della salvezza quale dono gratuito di Gesù, affermando che era impossibile all'uomo riuscire con le sue opere ad eliminare le proprie colpe. Solo la fede in Cristo Gesù avrebbe potuto salvare il peccatore. Dobbiamo guardare con fede al nostro Salvatore ed accettare il dono della sua grazia nella nostra vita. Questo non significa che non dobbiamo osservare la legge di Dio, i suoi comandamenti, o non dobbiamo compiere delle buone opere. Ma tutto questo deve essere il risultato e la conseguenza della nostra fede in Cristo. La fede in Cristo è il fondamento della nostra salvezza e caratterizza la vita cristiana dal principio alla fine. L'unica ragione per la quale non siamo condannati in seguito ai nostri peccati è il prezzo pagato da Gesù che è morto al nostro posto. L'autore dell'Epistola agli Ebrei scrive: come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Una salvezza che ci è stata donata sulla croce con la morte del nostro Signore Gesù. Gesù, venendo sulla terra, ha avvicinato, o se volete, ha unito il cielo alla terra. Gesù ci ha annunciato il dono della salvezza, donando la sua vita per l'umanità. Gesù, mediante la sua vita, il suo esempio, i suoi insegnamenti, la sua morte sulla croce, la sua risurrezione, la sua ascensione al cielo, ha fatto un dono all'umanità, a ciascuno di noi, di un valore eterno, la salvezza. Tutto ciò, come dice il versetto 3 del capitolo 2 dell'Epistola agli Ebrei, è stato confermato anche dai suoi discepoli. Pietro e Giovanni, dopo l'ascensione di Gesù, predicando a Gerusalemme, diranno: e nessun altro è la salvezza, poiché non vi è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo da essere salvati. Atti capitolo 4, versetto 12. La croce del Calvario è il grande centro di attrazione, perché su di essa Cristo ha dato la sua vita per il genere umano. Questo sacrificio di Gesù è stato offerto per redimere l'umanità, per trasformare il nostro carattere, per donarci il perdono, per donarci la salvezza e la vita eterna. La croce è il mezzo che deve far muovere il mondo intero. Accetta questo dono nel tuo cuore. Lascia entrare Gesù nel tuo cuore. La vera religione non consiste solo nel comportamento esteriore, ma soprattutto nel cambiamento del cuore.
Lasciare entrare Gesù nel proprio cuore significa sperimentare la nuova nascita, la conversione, una trasformazione del carattere che assomigli a quello del nostro Salvatore Cristo Gesù. Significa essere discepoli di Gesù. Significa accettare il dono della salvezza. Non trascurare questa opportunità unica che ti viene offerta gratuitamente dal nostro amato Signore Cristo Gesù.